Ciao ragazzi, questa giornata in mezzo alla natura mi ha fatto venire in mente il passo di cui voglio parlarvi oggi. Lo vediamo subito. Sono Luisa Signorelli e oggi parliamo di glissade. Ma prima di iniziare, clicca su mi piace, iscriviti e naturalmente ricordati di cliccare sulla campanella. In questo modo rimarrai sempre aggiornato su tutto il materiale audio-video che settimanalmente pubblichiamo. Glissade, letteralmente scivolata, serve a collegare un passo ad un altro. Si inizia in quinta posizione plié. La prima gamba scivola in fuori, la seconda gamba respinge il pavimento, c'è un chiaro impulso della seconda gamba, per un attimo le due ginocchia sono tese insieme e poi la seconda gamba richiude in quinta plié. È un passo che come abbiamo detto, una scivolata, quindi c'è uno spostamento del peso del corpo e naturalmente uno spostamento nello spazio. Molto spesso la glissade viene usata come passo ausiliare per i salti, siano essi piccoli, medi o grandi salti. In questo caso è molto importante porre attenzione sul ritmo e sulla qualità della chiusura. La chiusura dovrà essere molto precisa e molto incisiva, proprio per dar poi la spinta per il salto. Facciamo un esempio classico, glissade assemblée. La qualità del salto dipenderà esclusivamente dalla chiusura della mia glissade. Sarà proprio il secondo piede della glissade e il tallone che spinge per terra che mi permetteranno di elevarmi nel salto. Se io invece chiudo in modo impreciso e diciamo in modo blando, non avrò mai la forza di poter poi veramente prendere l'energia dal terreno e potermi elevare nel salto. Detto questo, è molto importante che voi sappiate che le glissade sono 6. Derrière, se comincio con la gamba dietro e rimane dietro. Devant, se comincio con la gamba avanti e rimane avanti. Dessus, se comincio con la gamba dietro ma cambia e va avanti. Dessous, se comincio con la gamba davanti e cambia e va indietro. En avant e en arrière, se invece mi sposto in avanti o en arrière se vado dietro. È importante ricordare che quando faccio la glissade en avant è il bacino che spinge in avanti e le spalle rimangono perpendicolari. Quando invece vado en arrière sono le spalle che guidano e il bacino anche rimane perpendicolare, perché spesso invece rimane un po' diciamo indietro. Tra i trucchi per eseguire una buona glissade c'è sicuramente quello di sentire sia all'andata che all'arrivo il plié su tutte e due le gambe e le caviglie sbloccate e quindi i piedi che aderiscono al pavimento. Ricordatevi anche che la gamba più importante è la seconda gamba, quella che chiude, che dà la spinta, che vi permette quindi di spostarvi nello spazio e avere proprio questa qualità scivolata, oltre che alla funzione, come abbiamo detto, di dare la spinta per i salti. La glissade può anche essere eseguita in adagio, ma in questo caso sarà più lenta e naturalmente più grande. O può anche essere eseguita sulle punte, ma qui apriamo un altro capitolo che vedremo nei prossimi tutorial. Anche per oggi la nostra lezione è finita. Se il video ti è piaciuto, ricordati di condividerlo, così anche altre persone potranno conoscere i segreti della glissade. Naturalmente vieni a farci visita sui nostri social e sui nostri siti web che trovi qua in descrizione. Noi ci vediamo la prossima settimana per un altro entusiasmante tutorial Balletex. Ciao!